facendo il disco, i vari singoli, non mi fermo un attimo. L'estate la prendo a ottobre. Quando l'ho fatto la prima volta ero proprio un pischello, cioè adesso ero tutto emozionato. Poi sai, io cerco sempre di raccontare qualcosa nelle canzoni. Amici di Radio Norba, parte adesso una nuova, meravigliosa, emozionante, esplosiva puntata di Extra Battiti. State con noi! Giovane e di talento, napoletano doc, LDA è amato da grandi e piccini. Con il suo ultimo singolo, Rosso Lampone, ha colorato le tipiche atmosfere estive di questo cornetto Battiti Live. Sotto un raggio di luna, tra amarezza e paura. Extra Battiti è con LDA. Ciao, come ciao, stai? Ragazzi, tutto bene, a te che si dice? Quando ti vedo sto sempre bella. Mamma mia, che bella cosa, mate. Bella. Questo mi rende colpevole. Mentre balli a piedi notti. Ma che cosa sta succedendo? Tutto bene, dai, stiamo facendo un sacco di cose, non mi sto fermando un attimo. Mo vari festival, il mio tour, sto facendo il disco, i vari singoli, non mi fermo un attimo. L'estate la prendo a ottobre. A proposito del nuovo album, quando? Quando non te lo posso dire, niente, però niente, niente. Ci saranno tanti amici, questo lo posso dire. Ah, hai pensato di mettere diversi featuring? Eh sì, e sai, col tempo ho costruito tante amicizie vere, e quindi mi sembrava giusto anche portarle all'interno del disco. Allora, in quest'ambito riesci a crearti delle amicizie quando non provi invidia verso nessuno, ma solo tanta stima. E quindi sto lavorando tanto su questo e non vedo l'ora di farvi sentire tutto quello che sto facendo. Che cosa ti rende Rosso Lampone della vita? Felice e malinconico nello stesso tempo. Che rosso non so perché mi dà quell'idea di malinconia, però una bella malinconia, no? Quella là brutta. Mentre il lampone è estivo, bello, pure buono. Sta andando bene, sei contento? Sono molto contento, perché più che altro sta piacendo il pezzo, è un pezzo divertente. Ho sperimentato un altro tipo di sound, quindi sono tanto tanto contento. Qualcos'altro che potresti, che ne so, spoilerarci a breve? Ci vediamo a settembre. Ci rimandi a settembre? Rimandati a settembre noi. E vabbè, ragazzi, siamo rimandati a settembre. Grazie ad LDA. Grazie a te. Buon Battiti Live. Grazie mille, buon Battiti Live a tutti e buona estate. Quando tendi le mani a me, adesso che mi lasci nei dettagli in cui mi perdo, anche se siamo in freddo, se è finito un altro inverno. Quante lettere a tuo nome che ora io non riesco a dire, quante cose riguardano te. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. Allora, prima che succeda qualcosa, vi posso chiedere un regalo a tutti quanti? L'ho chiesto dietro se lo potevo fare.
E perché amiamo quello ciò che fa bene, e che il mio pianto prometto che io lo terrò lontano. Ti prego amore, le tue carezze mi togli il fiato e non mi fai. Io ti amo da morire ma tu non lo sai. Grazie mille ragazzi! Con la tappa di Otranto, noi di Pane Amore Catering e Banqueting concludiamo il tour di Battiti Live 2024, dove abbiamo garantito i nostri servizi a operatori, artisti e ospiti. Con questo abbiamo dimostrato di poterci spostare oltre che in territorio locale, anche in territorio nazionale e regionale. Per tutte le vostre ricorrenze, quali cene di gala, feste private, aziendali o qualsiasi voglio evento, non esitate a contattarci e realizzeremo tutti i vostri desideri. Superare le aspettative è la nostra missione, riuscirci ogni volta è la nostra certezza. Vi aspettiamo al vostro prossimo evento. Amici di Extra Battiti, nel caldo pomeriggio di prove sul palco già bollente di emozioni, si aggirava Mr. Rain. Non ha portato la pioggia con sé, però sicuramente sempre e tantissime good vibes. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Allora, come va? Che cosa Bene. Hai fatto in tutti questi anni? Boh, ho fatto Sanremo, ho fatto un po' di musica nuova, ho fatto un sacco di concerti, mi sono divertito tanto, ho solidificato la mia fanbase e poi vabbè, è sempre bello venire qua a cantare, a me piace molto, quindi ho fatto cose belle. Perché ancora sento il tuo rumore dentro e siamo. È sempre, no, il momento dell'incontro, no? È come sì. Se avesse un po' il via all'estate. Quando l'ho fatto la prima volta ero proprio un pischello, cioè adesso ero tutto emozionato, mo non che non lo sia, però comunque per me era un mondo nuovo, mentre adesso sto un po' più tranquillo, insomma mi diverto. Prima pensavo, oddio, mo salgo sul palco, se va male, invece mo mi diverto e mi sono in un certo senso tranquillizzato da quel punto di vista. Hai citato Sanremo? Sì. Allora, quest'anno Sanremo, e quello è un palcoscenico che un po' di ansietta. Sì, è lì. Poi per me era la prima volta, quindi è stata un'esperienza bellissima, veramente emozionante, che mi ha dato tanta gioia, tanta felicità e mi ha fatto sentire sotto pressione e in modo positivo però, in senso bello. Quindi me la porterò per sempre nel cuore. Come l'hai gestita in quel caso? Ho fatto tante prove, ho pensato io faccio il mio, cioè più di provare non posso fare. Poi qualsiasi caso succede, gli imprevisti esistono, però ho provato tanto, mi sono allenato parecchio e poi è andata bene così. Quanto ti senti fragile tu oggigiorno? Sempre tanto e sono contento che sia uno dei miei pezzi, diciamo, più significativi anche a livello di palcoscenici sul quale ho potuto cantare questo pezzo che mi ha dato tanto e continuerà a darmi tanto. Anche stasera non vedo l'ora di cantarlo, quindi dai. Senti, le fragilità fanno sempre bene nella vita, anche cantarle fa bene soprattutto perché quando butti via il pezzo, no? E il pezzo arriva al pubblico, certo. Poi la gente ne fa quello che vuole, no? Sì, ognuno. E magari ci si riconosce. Certo, ognuno poi quando esce la canzone, ognuno la tratta come crede. Ed è bello perché appunto ognuno ha il proprio modo di interpretare le parole o il messaggio che c'è all'interno della canzone. Io lo faccio per questo, per me stesso e per chiunque insomma ne voglia approfittare. Progetti? Sì, sono in tour adesso, ho due date importanti a fine tour, settembre e novembre, Carroponte a Milano e Palazzo dello Sport a Roma.
Poi altra musica che uscirà non so quando, sono sempre al lavoro, sempre partorisco idee, sono sempre sul pezzo, tra virgolette, e quindi me la vivo così. Che cosa ti aspetti da questo Battiti Live? Alla fine le persone sono qui per sentirci cantare e questo è il bello. Grazie Eltre. Grazie a te. Buon Battiti Live, è stato un piacere rivederti. Grazie, anche per te. Nuova, nuovissima edizione di Wiki Ross, questa volta da Otranto. Ed è un'edizione molto particolare perché sto per incontrare il signor Antonio, che è un ormeggiatore di questo fantastico molo galleggiante. Ciao Antonio, come stai? Benissimo. Allora, vorrei che mi raccontassi qualcosa. Centro storico, siamo sotto Torre Matta e la caratteristica di Torre Matta era che la doveva bagnare il mare. E perché si chiama Torre Matta? È una torre tonda, di fuori poi hanno costruito un altro muro e allora sembra che è matta. Ed è anche scenario culturale, visto che spesso vengono ospitate delle mostre. Sicuramente una meta culturale qui ad Otranto. È arrivato anche per me un momento di pausa, forse, ecco, potrei fermarmi, che ne so, per esempio, potrei mangiare qualcosa, non lo so. Ah, idea! Potrei ricaricarmi con un caffè. Wow! E quale prendo? Vabbè, li prendo tutti! Rosso tono, il colore della spesa italiana, è conveniente! Siamo sul castello, siamo saliti sul castello e qui davanti a noi, alle nostre spalle, c'è la Torre Matta. La Torre Matta ha questa simpatica caratteristica, due forme cerchio assieme ad un quadrato che da lontano, per chi arrivava dal mare, sembrava quasi essere una nave. Il nostro albarese preferito è Ermal Meta, un artista carismatico che si dona senza riserve a chi ha intorno, senza risparmiarsi mai. Lo ha fatto ancora una volta qui al Cornetto Battiti Live con noi di Extra Battiti. Come stai tu? È un momento meraviglioso per te. È un momento molto bello, sì, un momento molto emozionante soprattutto. Fare delle canzoni è un conto, fare dei figli è un'altra roba, quindi forse penso che sia l'unico modo per parlare di immortalità, se proprio vogliamo, perché noi cerchiamo l'immortalità più delle volte nella musica, ed è vero, molto spesso riusciamo a trovarla, però mi sono reso conto che come la trovi in un figlio forse è una cosa diversa. Qualcuno è qui. Mi sento al settimo cielo, dall'altra parte sono anche molto, molto con i piedi per terra, perché sai, è una di quelle cose che ti livella, è una sorta di, come dire, di setaccio, toglie quello che non serve, toglie quello che sembra superfluo e quindi ti rimane soltanto quello che serve per davvero. Se parli piano ti sento forte. Parliamo di Mediterraneo adesso. Ok. Come sta andando? Mediterraneo sta andando bene, cioè è una canzone che sta piacendo. Poi sai, io cerco sempre di raccontare qualcosa nelle canzoni e forse questo non è il periodo storico migliore per raccontare delle cose nelle canzoni, perché gran parte di loro sembrano dei jingle pubblicitari. Io ho fatto una promessa a me stesso, che voglio rimanere fedele a
a quello in cui credo, perché è importante secondo me credere in qualcosa e soprattutto dimostrare di farlo, non soltanto a parole. La luce dei lampioni ti accompagna a casa. Questo è stato un tour che è partito insomma da poco, si andrà tanto in giro, ne sono entusiasta, sono molto felice, full band, ben al completo, e poi sai, suonare dal vivo è una cosa meravigliosa perché ha una tridimensionalità particolare live, addirittura arriva una quarta dimensione perché poi c'è l'incontro ovviamente col pubblico, è veramente straordinario, si crea questo rapporto quasi simbiotico tra le cose che uno canta e quello che l'altro ascolta e recepisce. Un concetto di famiglia allargata, sì, no? Lo è. Con il pubblico, lo è. Questo. Lo è assolutamente, ed è un rapporto che secondo me è ancora più saldo di quello di una famiglia, perché ci si sceglie. Spesse volte una famiglia tu non è che te la scegli, cioè ti ci trovi, no? È bello quando le persone trovano nelle tue canzoni qualcosa che avevano dentro ma che non riuscivano ancora a scovare. È la magia della musica, come dicevamo prima. È proprio questa, riuscire a penetrare in delle zone altrimenti che rimarrebbero oscure. Credo che la musica sia la miglior terapia che esista in assoluto, quindi a me è servito tanto anche per questo. Cioè, io probabilmente ho iniziato a scrivere canzoni per questo motivo. Per questo motivo. Esatto. Ferma al meta. In faccia ci allena ad aspettare le poche cose che teniamo per sempre ma che non durano poi niente. La vita è un grande scherzo, così come forse nemmeno esistiamo, e tu non smetti di fissare la tua mano, ma non è lì che è il tuo destino. La strada per la bellezza mi ha portato da Nails & Beauty a Bari e sono con Deborah proprio per scoprire i servizi che offrono. Ho visto un sacco di macchinari, tantissime cose. Quali sono i servizi appunto che offrite? Allora, noi offriamo comunque tutti i tipi di servizi per quanto riguarda l'estetica di base e l'estetica avanzata. Effettuiamo trattamenti corpo, trattamenti viso, semi permanenti, ci occupiamo per quanto riguarda tutto il settore completo delle unghie, dalle ricostruzioni a una manicure semplice, pedicure, pulizia del viso e trattamenti corpo. Ho visto che trattate un brand molto particolare, si chiama Comfort Zone. Di che cosa si occupa? Comfort Zone è un'azienda italiana cosmetica che si occupa della cura della pelle, del viso e del corpo. Infatti utilizziamo principi attivi funzionali nel rispetto dell'ambiente e siamo una B Corp. Italianità, rispetto per l'ambiente, prodotti particolari qui da Nails & Beauty con Deborah. Grazie. Grazie a te, Alessia. Che fatica le luci della ribalta, oh, cioè. Ma che luci della ribalta, andiamo a dormire. Ma non sono queste le luci. Andiamo. Ci vediamo domani, non sono queste le luci della ribalta. Andiamo.